Benvenuti a tutti quanti, ben ritrovati nella cucina di Tommy and the Cook. Sapete che a me piace sperimentare vari impasti per pizze e focacce. Quello di oggi l'ho trovato molto interessante. È ispirato ad una ricetta di colui che viene definito il Michelangelo della pizza, Gabriele Bonci. Però, a differenza sua, io sto usando della farina di tipo 1 al posto della farina 0. Inoltre, ho diminuito leggermente la quantità di acqua. Lo chiameremo impasto al 100% biga. Cominciamo! Gli ingredienti per la biga sono farina Manitoba, farina di tipo 1, lievito di birra fresco e acqua a temperatura ambiente. Cominciamo sciogliendo il lievito nell'acqua. In un contenitore abbastanza grande versiamo entrambe le farine. E versiamo anche tutta l'acqua col lievito. E ora mescoliamo. Dobbiamo accertarci che tutta l'acqua venga assorbita. Deve essere così, grezza. Mettiamo il coperchio, lasciamo per un'ora a temperatura ambiente. A questo punto mettiamo la biga in frigorifero a maturare per 24 ore. Sono trascorse le 24 ore previste. Proseguiamo aggiungendo questi ingredienti: acqua, lievito di birra fresco, malto, altra acqua e sale. Tiriamo fuori la nostra biga dal frigo. E andiamo in planetaria. Inseriamo tutta la biga nella planetaria. Sciogliamo il lievito di birra nell'acqua. E inseriamo anche essi in planetaria. Versiamo anche il malto. Montiamo la foglia, accendiamo la velocità minima e cominciamo ad amalgamare gli ingredienti. Da questo momento ci dobbiamo armare di pazienza, perché dovremo impastare questa massa per una quarantina di minuti, sempre alla velocità minima. Nel frattempo ho sciolto il sale nella restante acqua. Aggiungiamo un pochino alla volta l'acqua contenente il sale. Verserò la successiva quando la precedente si sarà completamente assorbita. Qui siamo a 10 minuti. Qui siamo a 15 minuti. Come vedete si sta formando la maglia glutinica. Ho ancora un goccio d'acqua da versare.
Questo è a 20 minuti. Siamo a metà strada. Siamo arrivati ai nostri 40 minuti. Spegniamo. Lasciamo riposare per 5 minuti. Trascorsi questi 5 minuti, togliamo la foglia. E montiamo il gancio. Riattiviamo la planetaria e facciamo andare a velocità 3 per qualche secondo. Facciamo riposare ancora 5 minuti. Sono trascorsi 5 minuti. Facciamo andare di nuovo per qualche secondo la terza velocità. Altri 5 minuti di riposo. Terzo step. Altri 5 minuti. E 4. Versiamo l'impasto sul ripiano infarinato. Io utilizzo della semola. Un po' di farina anche sopra. Pratichiamo delle pieghe di rinforzo. Lo facciamo riposare per 15 minuti coprendolo con una coppa. Sono trascorsi 15 minuti. Come vedete l'impasto si è rilassato. Un altro po' di farina e adesso la tagliamo. E in questo caso lo dividiamo in due. Ogni contenitore andrà chiuso e lasciato a temperatura ambiente. L'impasto dovrà rimanere così per 2 ore. Mentre termina l'ultima lievitazione, prepariamo una salamoia per cucinare la nostra focaccia. La prepariamo con acqua, sale, olio extravergine di oliva. Useremo anche del rosmarino. Mettiamo il sale nell'acqua e lo sciogliamo. Aggiungiamo adesso abbondante olio. Ed emulsioniamo. Questo basta per 2 focacce. Aiutiamoci con un altro po' di semola. Rovesciamo l'impasto sulla farina. Aggiungiamo altra farina. Avviciniamoci la teglia e allarghiamo leggermente l'impasto. Versiamo la salamoia. E la distribuiamo aiutandoci con i polpastrelli.
un po' di rosmarino, inseriamo la teglia nella parte più bassa del forno preriscaldato alla massima temperatura per 8-9 minuti. Dopodiché alziamo di 1-2 livelli per gli ultimi 2-3 minuti. Mentre si cucina, stendo la seconda. Questa proviamo a farla in modo diverso, mettiamo solo un filo d'olio. E via in forno per 10 minuti. Questa è la focaccia con rosmarino. Facciamo una prova? Buon appetito! E adesso le assaggiamo. Basta, se no la mangio tutta. E questa è quella naturale. Nemmeno così è male. Si può guarnire come se fosse una pizza. E che, non assaggiamo pure questa?